Parliamo quindi di Omas e parliamo in un certo modo, secondo me, il modo migliore e più approfondito di Omas. Per me Omas detiene, diciamo, il titolo di migliore penna mai costruita al mondo. Però c'è Omas e Omas. La migliore Omas costruita al mondo, le migliori Omas mai costruite sono quelle antiche, fino agli anni 50, i primi anni 60, 6, 6, 6, 0, 60. Dopodiché Omas abbandonò la lavorazione del pennino flessibile perché non era più richiesto, era l'epoca delle biro, delle penne a sfera e quindi diciamo veniva richiesta la rigidità, cioè scrivere con la penna sfera consentiva di ricalcare con la carta carbone. Questo era molto importante perché a quel tempo non c'erano fotocopiatrici e la carta carbone era la soluzione migliore per poter fare delle copie, e quindi per poter usare la carta carbone serviva la penna dura, la penna biro, la punta dura che potesse consentire il ricalco. Quindi, un po' perché la penna sfera che aveva preso piede, aveva avuto una grande diffusione mondiale e quindi la penna stilografica era stata messa, diciamo, in disuso. La penna stilografica, da quello che era uno degli oggetti più usati dall'umanità nel mondo, cominciò a diventare una cosa un po' così obsoleta per persone anziane o per persone così, che non volevano aggiornarsi. E le case, Omas compresa, le case che fabbricavano penne stilografiche, innanzitutto abbandonando il lavoro sulla flessibilità del pennino. Quindi i pennini cominciarono a diventare rigidi, duri. Però per me e per i cultori di oggi delle penne stilografiche, molti di noi rivogliono il pennino flessibile. Per me il miglior pennino flessibile appunto è quello della Omas antica, che non è questa. Questa è una Omas degli anni 70, fabbricata negli anni 70 come corpo. Ma pennini conduttori sono stati presi da uno stiloforo antico e quindi abbiamo, diciamo, un pennino flessibile, molto flessibile, che è in grado di passare come nessuna penna, nessun pennino oggi è in grado di fare, di pennini fabbricati dall'industria moderna, di passare da una linea finissima a una linea considerevolmente grande. Questo per la calligrafia, per chi ama la calligrafia, ma io dico per l'arte, per il fumetto, per il disegno, per chi ama il disegno e l'arte come me. E diciamo la linea flessibile è una linea non tecnica, è una linea che ricorda appunto una pennellata e quindi per l'arte è l'ideale. Ma come dicevo, io ho preso questo pennino e con il suo conduttore da uno stiloforo antico, Omas sempre, che quindi ha la stessa misura. Lo stiloforo sarebbe questo qua. E qui bisogna appunto fare attenzione perché abbiamo tre misure di stilofori Omas, uno piccolo, uno medio e uno grande. Infatti, se andiamo a misurare la lunghezza, abbiamo che questo misura 19 centimetri, anche questo misura 19. Tuttavia, c'è una piccola differenza di qualche millimetro, differenza che si sente soprattutto nel diametro, che ritroviamo qua. Poi c'è lo stiloforo piccolino, quindi possiamo dire che uno è uno stiloforo piccolino, che quindi misura 17 centimetri e mezzo. Questo è lo stiloforo piccolino. Ora succede che nello stiloforo piccolino noi abbiamo 5 mm di spessore di diametro. Nello stiloforo medio abbiamo 5,5. E nello stilofono grande abbiamo 6. Quindi
nella OMAS normale, nella OMAS degli anni in celluloide negli anni 80, noi abbiamo che abbiamo 6 di spessore e quindi lo stiloforo, il pennino e lo stiloforo, il pennino e il conduttore dello stiloforo grande vanno perfettamente. Infatti questa penna originariamente aveva un pennino, perché appunto è degli anni 80, degli anni 70, aveva un pennino duro, rigido, ma adesso mi ritrovo un pennino, meraviglioso pennino morbido, flessibile, stupendo, che passa da una linea finissima, fina come un capello, a una linea grande, molto grande, in maniera dolce, in maniera morbidissima. Se noi però abbiamo molta difficoltà nel trovare lo stiloforo grande, quello da 19 centimetri e con 6 mm di diametro, è molto difficile trovarlo questo. Che cosa possiamo fare? Invece è molto più facile trovare lo stiloforo medio, quello che misura 5,5. E io qui ho una bella penna antica in celluloide alla quale ho messo il pennino e il conduttore di uno stiloforo medio. Ho risolto il problema. Quindi c'è uno stiloforo però scrive molto bene, flessibile tutto quanto. Però attenzione, è molto difficile trovare una penna stilografica antica o moderna che abbia questa misura qua, dove entra il pennino e il conduttore dello stiloforo medio. Questo è il corpo di una Omega Supernova, ma penna di fabbricazione italiana degli anni 40, degli anni 50, molto antica, anche forse degli anni 30, tutta in celluloide con una bella livrea, alla quale appunto ho potuto fare tesoro di un pennino morbido di uno stiloforo. Però è molto difficile trovare questa misura nella quale entra bene lo stiloforo medio. Mentre invece è possibile trovare le OMAS piccoline. Questa è la OMAS normale che misura 14 centimetri e queste sono quelle piccoline. Questa è una piccolina degli anni 70, degli anni 80 che misura 12. Questa è una piccolina più antica che è ancora più piccola, misura 11 e mezzo. Però ad entrambe entrano bene e quindi si può sostituire il pennino rigido con il pennino e conduttore dello stiloforo piccolo. Chiaramente questi sono i pennini dello stiloforo piccolo, morbidi, però non possono ingrandirsi più di tanto, appunto perché erano pennini di uno stiloforo piccolo e quindi il pennino è più piccolo. Quindi vedete la differenza tra il pennino dello stiloforo piccolo e il pennino dello stiloforo grande. Quindi, se per voi va bene una flessibilità non eccessiva, un tratto diciamo che ingrandisce, ma non molto come questo, può essere questo, può essere questo, potete risolvere il problema appunto trovando una OMAS piccolina. Le OMAS da borsetta, da donna, e lo stiloforo piccolino. Se invece volete usufruire di un pennino di uno stiloforo medio, è molto dura, è quasi inesistente, rarissima, veramente rarissima questa misura qui per lo stiloforo medio. Cioè, in questo caso si trovano parecchi, tantissimi stilofori medi e quasi nessuna stilografica che abbia la stessa misura per montare il pennino dello stilofono medio. In quest'altro caso si trovano moltissimo invece le penne, quasi tutte le penne da 14 cm della OMAS, ma è molto difficile, anche se non ha la rarità di questo, diciamo, però è un po' più difficile, però si possono trovare. Il mio consiglio
per quelli che amano, diciamo, il passaggio da veramente una linea finissima a una linea molto grande e a una grande morbidezza, il mio consiglio è di possedere, di comprare, di trovare, cercare, trovare una Omas degli anni passati che è lunga 14 cm e uno stiloforo grande e fare questo passaggio. La sensazione di poter scrivere con una penna del genere, io ve lo dico. Io ve lo dico, ben inteso, se amate il super 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 fine, l'extra fine che diventa larghissimo, questa sensazione di poter scrivere con una stilografica così customizzata, così approntata, sentite che musica, sembra un violino. Con questa finezza, con questo allargamento. E con questo passaggio così dolce, così morbido tra il fino e il grande, non ve la può dare nessuna penna costruita al mondo.